privati, io ho sostenuto anche di recente che il sistema dovrebbe essere abbastanza semplice per le pensioni dei parlamentari, dovrebbero avere lo stesso, esattamente lo stesso trattamento pensionistico di tutti gli altri. Attualmente è molto più simile a quello che era fino a 5 anni fa dopo la riforma del 2012, ma è ancora un po' diverso, ancora un po' più vantaggioso, e poi c'è la questione dei vitalizi che sono stati erogati in passato. C'è la questione, quindi c'è il capitolo dei trasferimenti dei costi della politica, c'è anche la voce della spesa militare. Ci possiamo noi permettere di stare in Afghanistan? Queste sono domande. La domanda fondamentale è: ci possiamo permettere di fare certe cose?